Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Allora, siamo sempre con l'Egitto e siamo sempre nell'intenzione di espanderci un pochettino. Allora, nell'ultimo episodio siamo riusciti a prenderci tutta questa zona qua che è della Cirenaica. Scusate, devo abbassarmi un po' il volume perché sennò diventerò sordo. E oltre che cieco che sono già. Tutta questa zona qua sono delle zone colonizzabili. Cosa vuol dire colonizzabili? Vuol dire che posso prenderne il controllo se per caso avessi una città, cioè una provincia accanto che abbia almeno 10 persone. Ora qui ho accanto questa qua, Medrion, che però ha soltanto 3 persone, questa ne ha soltanto 4. Come faccio io a potenziare la città per più 0,05%? Ok. Governor Policy. Civilization Effort qua. Ok. Posso mandarci della gente qua? Allora vediamo un attimo. Population, questo c'è un po' più di gente forse. 6 persone, no. Qua, voilà, qua 16 persone. Posso spostare dei cittadini, per esempio, a Medrion. No, perché è troppo lontano. Ok. E questo accanto è 11 persone comunque. Questa da qua posso muoverli? Posso muoverne uno laggiù in fondo, eh? Non mi sa che li muove all'interno della stessa provincia. Cioè della stessa regione. Fammi vedere un attimo allora. Regione. Region map mode. No, questa è tutta la Cirenaica. L'interno della stessa provincia. Sì, provincia, stavo dicendo giusto. Perché Taukeira, dov'è che li sposta? Ah no? Anche in altri posti. Dove Cirene che così tanto. Allora, se da Cirene noi muovessimo. È tipo dei Freeman. Ne muovessimo un po' più vicini. C'è un qualcosa di un po' più vicino. Tipo a Taukeira, posso? Sì. Ovviamente un altro Taukeira. Cosa più un po' più di persone. Da Taukeira, posso avvicinarlo in un qualche modo? Più vicino è Uesperide che mi fa mandare. Proviamo a mandarne uno a Uesperide. Da Uesperide, che adesso è un Freeman. Posso mandarlo a Medrion? Neanche. Posso al massimo mandarlo ad Astra tutta la vita. Astraconda. Costa tantissimo mandare della gente fin qua. Se io gli cambiassi il coso, a parte che mi prendo della Tyranny. C'è un. A 7,5% che una pop in ogni provincia, in ogni città. Ok, no. Civilization effort, no. Trade, no.
Questo diminuisce la population growth. Non ce n'è una per fargli fare più figli. Non posso neanche importare della roba qua perché non posso. Questo aumenta leggermente la popolazione, la crescita della popolazione. Qua teoricamente, quando arriverà uno schiavo? 537! Perché nel deserto. E ho già la benedizione di Demetra. Porca miseria, una bella fregatura. Diventa più leale? No? Medrion e Astraconda. Perché non sono leali Medrion e Astraconda? Boh. Perché hanno arrest? Sì. E quindi diminuisce l'altra. Vabbè. Allora, detto questo, torniamo alla nostra political map mode. Chi ci vuole della roba? Destroyer Charters. Ma Aristobulo Persi. Questo vabbè. Prima o poi creperà. Aristobulo Persi è ancora più vecchio, quindi. Mi auguro che prima o poi schiatti. Ma è ancora in buona salute? 100%. Vuoi diventare epistratego, ma. Direi che anche no. Quanti anni ha? 73, è vecchiotto, sì. Questo quanti ne ha? 54, è vecchiotto. Ci mancano dei comandanti per le navi. Ok, per il terzo strato, che però tanto è quello che non è leale a me. Così sono scorned. Possiamo fare delle invention. Che ci può stare? Allora, vediamo un attimo se c'è qualcosa che fa aumentare la... nostra gente. Tra l'altro non so neanche... Allora, come faccio a sapere le cose che ho ricercato prima, in precedenza? Boh, sono a livello 4 di tutto, ma... Allora, vediamo un attimo. Forse da qua riesco a vedere che cosa ho sbloccato. Non qua. No, queste sono le leggi. Militari. Tecnologie. Ok, ma quelle che ho già sbloccato non dovrebbe farmele vedere da qualche parte, magari. Boh. Comunque, questo mi dà un meno 10% di maintenance, questo più 10% di supply limit. Nelle mie zone, potrebbe essere molto buono questo. Pirate spawn chance, no, national tax, capital import route, non male. National tax... Non male. Recovery, primary culture, happiness, home and duration. Ah, no, io farei questo. Fighting season. Mi ha sbloccato professional sailors, ok. Ne comprerei un'altra e proverei a fare il centralized comitas. Sì. No, dai, andiamo con questa.
Ok, vuol dire che adesso qua nella capitale. Scusami, che è Western Delta, vero? Ho una trade route in più, in cui posso importare della roba interessante, no? Perché non mi sp si sp non si sposta, niente, non si sposta. Allora, current imports, troglodita a Western Delta, Cartago a Western Delta e Tracia a Western Delta. Ok. Research point, earthenware. Potrebbe essere buono quello. Ma vediamo qualcosa che ci dia. Ecco, economy e technology. Questa non posso importarla da nessuna parte. Vestiti cosa mi danno? Tasse locali di più. Pure abbiamo più investimento nella oratoria. Earthenware mi dà più ricerche. Più national frame and output. Le gemme, più tasse. Più country civilization level. Local provincial loyalty. Inizio tirannia. Vetro già ne abbiamo. La divisa di forza è questa. Research points più 20%. Ma è una delle mie province, tra l'altro. Prenderei da qualcun altro, più che altro. Ma sono tutte delle robe interne? Sì, gli altri non ce le danno perché perderebbero la roba. Allora, vabbè, farei papyrus da Eptanimos. Eptanomis. Però prendiamo research points più 5%. E vabbè. Più che altro, abbiamo delle altre rotte commerciali che non stiamo sfruttando. 0 di 0, 0 di 0, 4 di 4, ok. Va bene. Potevo anche togliere la pausa, tanto è tutto un momento di ripigliamoci un po'. Questo qua è proprio scontento del tutto. È anche malato. Non possiamo neanche arrestarlo. Perché è un generale. Lui potrebbe imprigionarmi invece, Aristobulo Perside. Ah, l'istruttore di Cnosso è stato squalificato. Ah, Peroidas Alcimacide di Tracia ha vinto per la seconda volta.
Sempre già cosa succede? Il Brasile perde 5 di popolarità. Però lui è un leader di un... cioè, di una famiglia. La famiglia di Persidi. Com'è messa la famiglia di Persidi? È una famiglia importante? No, è una famiglia stupida. È amica del governatore dell'Alto Egitto? Mannaggia! Ma sono tutti vecchi qua, non fanno figli. Oh. Io sono super mega vecchio. Ho un sacco di figli. Primary hair. Sì, lui è super mega... Facile che venga lui. Non sono come niente. Holding in Ascalon. Ah. Quando è che mi sono fatto una casa in Ascalon? Boh. Ma boh. È buono sapersi comunque. Gli altri sono disloyal. Filonide. Oddio, ok, il governatore della Trogloditica è un po'... sta agendo un po' contro di noi. Se lo imprigioniamo però perdiamo la lealtà di quello stato, di quella provincia. Però perdi 37 o perdi 49? Perdiamo 49 e lo arrestiamo su questo punto. Scusa un attimo, la provincia della Troglodita adesso chi sta? Scusatemi, ma... No, le province. Upper Egypt. Provincia, scusate, della Trogloditica. E chi c'è in Trogloditica? Non c'è nessuno al momento. Chi ci mettiamo? Ma lui potrebbe starci. C'è qualche Scorned Family? Vado, questo, dai. Ok. Così va un po' meglio. Ma detto questo, direi che si sono fatti già 20 minuti, quindi io per questo episodio vi saluto. È vero che non abbiamo fatto tanta roba, però ogni tanto sono anche così, partita Imperator. Vi saluto, vi lascio un mi piace, un commento qui sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona serata. O giornata.